Buongiorno. E allora, incominciamo con te. Che deve fare, dai? Ti facciamo, passiamo una giornata con te. Bello. Una bella prospettiva. Io vengo io. Okay. Poi tu e poi io chiamo il servizio. E dato appunto, come dicevamo, c'è la richiesta di un consiglio straordinario e urgente. Atti di vandalismo patronico. E continuiamo appunto a parlare di incendi, abbiamo due interviste. Allora, hai capito la scenografia, Pino, quale sarà? Con poi tutta una coreografia, una cosa tua pigliare sto karma, e quindi è bellissimo. Se mi fai un servizio. Vai. In onore dei festeggiamenti della Madonna del Ponte verrà fatto un premio con dal titolo La bellezza salverà il mondo. Eccellenza appartiene a quel sottotitolo. Allora, per quella sera alle 21 il sagrato della Chiesa Madre sarà trasformato in un palco ideale dove avranno preminenza, luci, suoni e anche cascate di fuochi d'artificio. Sarà teleiato, perché teleiato ha saputo creare un ponte quando siamo stati in America tra i partenicesi di New York e la nostra città di Partenico. Noi siamo teleiato a Partenico. La prima domanda che ti devo fare è: che cos'è l'antimafia? No, partiamo da quello che è la domanda sulla mafia. E quindi la mafia è un'organizzazione criminale e l'antimafia dovrebbe essere quella che dovrebbe contrastarla. Molto spesso non è così, perché i mafiosi si sono fatti furbi e si sono fatti anche antimafiosi. Hanno aperto addirittura associazioni. Poi in Sicilia, qua siamo nella terra di Pirandello, dai, nella terra di Sciascia, cambiare tutto per non cambiare un cazzo. Siamo nella terra di Tomasi di Lampedusa, siamo nella terra dei professionisti dell'antimafia, direbbe Sciascia, oppure degli uomini, i mezzi uomini, uminicchi, i piglianculo e i quaquaraquà. Quindi questa è una domanda, mettiamola così. L'antimafia in Sicilia è un casino, però. Noi abbiamo la mafia, ma negli anni abbiamo coltivato gli anticorpi che è l'antimafia, nel bene e nel male, quella buona e quella cattiva. Mentre il nord hanno tutte le mafie, tutte, cioè noi abbiamo solo Cosa Nostra, loro hanno i cazzi loro, ma non hanno ancora capito cos'è la mafia, non hanno gli anticorpi per cercare di combatterla e quindi sono in mezzo ai casini peggio di noi, ecco. Come li vedi i mass media in Italia? Ecco, bravo. I mass media in Italia sono tutti politicizzati, tutti, da destra a sinistra. C'è quello che, appunto, come dicevi tu, che si mette in Repubblica sotto l'ascella, io lo chiamo quelli di sinistra ascellare, fanno vedere che hanno Repubblica, rimane a casa, lo posano sul tavolo, manco lo leggono, un feto si chiama Sciara Mascelle numero 5, dire. E poi ci sono quelli di Sciara Mascelle di destra, che comprano il giornale, che comprano Libero, quelli sono organi di partito, come del resto abbiamo i media o i media tutti politicizzati. Chi è il proprietario di Mediaset? Il Cavaliere, tutta la sua famiglia, Pier Ferdinando, come cazzo si chiama, Pier Silvio Marcello, Marcello De Luci, quello è amico mio, non lo voglio toccare, perché ogni volta dico che il nuovo capomafia in Sicilia è Marcello De Luce e questo stronzo non mi querela. Per favore, voglio la 311esima querela. L'ho detto in tutte le salse, non mi vuoi querelare, per favore querelami. Il nuovo capomafia in Sicilia non è Matteo Messina Soldino, come pensa qualcuno, ma Marcello De Luce, che dopo una condanna a 7 anni per contiguità mafiosa continua a rimanere al Senato, continua ad essere il numero 2 di Berlusconi. Continua a dichiarare che il mafioso Mangano è un eroe e ultimamente ha dichiarato qualcosa di più. Che le manifestazioni in via D'Amelio sono delle stronzate. E allora questo signore, per modo di dire, dovrebbe essere semplicemente ospite delle patrie galere e non aspettare la Cassazione. Sai dove mi incazzo? Mi incazzo con 35 giovani che sono qui, che sanno queste cose, sono a conoscenza di queste cose e non fanno niente, non si ribellano, perché non lo so, l'Italia è diventato un paese di apatici, di un paese che arriviamo a casa, guardiamo questo cazzo di televisione che io chiamo telecrazia, mezzo di distrazione di massa. Vorrei sapere quanti di loro appunto guardano i media o i media, tu non li guardi, so cazzi tuoi, e guardano programmi demenziali come Amici, Amici degli Amici, Grande Fratello.
E poi che guardano pure uomini e donne, il sabato si piange, c'è posta per te. E poi c'è l'isola dei famosi, dei fumosi e tutte quelle minchiate, comprese il capo dei capi e le fiction che fanno, che sono devastanti per questa terra. E alla fine noi per 25 anni ci siamo dovuti sorbire Maurizio Costanzo Show, loro per 25 anni si sorbiranno Azza Maria Filippo, mi pare che si chiama così. E allora il problema sta proprio nell'informazione che non c'è, che manca e che è tutta al servizio del potere politico. Più che altro noi in Italia oggi non abbiamo più giornalisti, ma leccaculo, che è un'altra cosa. Allora, le dichiarazioni, ieri abbiamo sentito una tua notizia sulle dichiarazioni di Napolitano rispetto alla questione intercettazioni. Come la vedi questa cosa, diciamo, che il capo dello Stato prende una posizione, diciamo così, particolare? Noi abbiamo un capo dello Stato che viene dalla prima della prima Repubblica, uno. Due, è uno spacciatore, perché si spaccia di sinistra, ma credo che questo di sinistra, anche perché è fautore del governo Monti. Infatti per bene in passato ha cambiato la frase, prima diceva che la mafia è una montagna di merda, ora dice la mafia è un monte di merda. Quindi immagina che Monti è l'uomo di Napolitano. Poi Napolitano, guarda caso, si parla di stragi, si parla di Mancino, amici di partito, della vecchia Democrazia Cristiana, di quelli che mangiavano tutti insieme, ed entra a gamba tesa in quelle che sono le inchieste della Procura di Palermo, e proprio ieri c'è la notizia che ha dato mandato ai suoi legali di, e alla Corte Costituzionale, di vagliare se ci sono delle irregolarità nella Procura di Palermo, che sta indagando sulle stragi. Ora, caro Napolitano, l'Italia vuole la verità. Io sono d'accordo con Ingroia se dice, se ci sono ragioni di Stato, quali? Li vogliamo sapere. Le nostre strade sono lastricate di morti. Falcone, Borsellino, giudici che ci hanno creduto, che hanno dato la vita insieme ai giornalisti, Peppino Impastato, Pippo Fava, Beppe Alfano, nella lotta contro la mafia e la criminalità. Ma voi, da quei palazzi, che cazzo fate se non cercare di salvaguardare la casta? Oggi gli italiani pensano che più che casta siete dei crasti, in siciliano, poi ti faccio la traduzione in italiano. Beh, allora diciamo, possiamo dire che da quando è nata la Repubblica, diciamo, l'Italia comunque ha fatto l'Italia nascere... L'Italia è l'Italia dei misteri, guarda, partiamo dal 47 con Portella delle Ginestre, ancora non c'è chiarezza. Partiamo, se vuoi possiamo parlare anche del 19 dell'Alitalia, parliamo di Bologna, delle stragi di mafia, di quelli che sono stati gli attentati al nord. Ma me lo trovi uno che è stato inquisito e condannato? Parlo ovviamente dei politici collusi con i servizi deviati. E allora c'è qualcosa che non va in Italia, visto che le leggi li fa il Parlamento, li fanno ad personam. Pensa che c'era uno stronzo che si era fatto il legittimo impedimento, il Lodo Alfano, il Lodo Schifiani mi pare che si chiama, sì, e poi si era fatto il Lodo Mondadori, e poi ha fatto rientrare i patrimoni illeciti dall'estero, parliamo dello scudo fiscale, e poi ha fatto solo una politica personale per arricchire gli amici e gli amici degli amici. Ma guarda che quest'Italia sta andando a rotoli e non c'è nessuno che muove un dito. Allora questo lavoro sporco di informare la gente come stanno le cose si deve pur fare. E in Italia mi sembra che siano in pochi quelli che non sono politicizzati. Forse deluderò qualcuno o tanti di questi ragazzi. Non è informazione quella che faceva, meno male uno ce lo siamo tolti dai coglioni, Bruno, scusami, Emilio Fede. Guarda, c'era mia zia che si guardava Emilio Fede e mi diceva, minchia, ma l'ha detto Emilio Fede, che cazzo di legge? Era reale, infatti l'ho ripudiata pure di zia, vaffanculo, ti cambio pure, cambiati pure il nome. Oppure non è nemmeno informazione quella di Santoro o Travaglio, perché pensa che a Travaglio se muore Berlusconi e De Luce è disoccupato. Santoro è stato un eurodeputato di partito. Vedi, la politica non deve entrare nella redazione, la politica deve rimanere fuori. In redazione si racconta la verità, perché la merda è a destra, ma a sinistra manco un cuglioniano. E se va pestata tutta, perché quelli di sinistra non ce l'hanno profumata. Sempre merda.
E quindi noi in Italia abbiamo invece quelli che difendono la destra e quelli che difendono la sinistra. Fatto sta che Gaber si è confuso. Che cos'è la destra e che cos'è la sinistra? Fino a quando il PDL non ha candidato sua moglie. Ma sapete questa? Ecco, la moglie di Giorgio Gaber è che è stata candidata con Berlusconi e lì non si è più confuso perché si fotteva 22.500 euro al mese. E chiamalo questa. Sciascia parla di irrimediabilità. Irredimibilità. Irredimibilità, esatto. No, non è quello, sempre, sbagli sempre, non roba la mica, è irredimibilità di questa terra. E qualcuno pensa che ha avuto anche il coraggio di dire ancora di più. Vedete ragazzi, questa terra è meravigliosa, è bellissima, per il sole, per il mare, per la bellezza architettonica, per il Grand Canyon che vedete magari lungo la strada, per la dieta mediterranea. Qualcuno si è permesso anche di dire che questa terra è bellissima, è meravigliosa, però guarda caso ci sono i siciliani. I siciliani siamo 5 milioni, la regione Sicilia conta 5 milioni di cittadini, i mafiosi sono 5.000, per 5.000 mafiosi questa terra diventa terra di mafia e io non ci sto, perché io sono sicuro che voi, tu Mario, tu, questi ragazzi, hanno avuto modo di vedere e di constatare invece il cuore grande dei siciliani con gli ospiti. Noi li consideriamo nostri ospiti particolari. E invece guarda, per questi PDM, come li chiamo io, che non è un partito, quello è il PDL, il popolo delle lucciole, pezzi di merda, o PDS, popolo di stronzi, e già quello è il PDL, popolo delle lucciole, poi c'è l'UDC, l'Unione dei Coglioni, poi c'è SEL, Siamo Elementi Lavativi, poi c'è Italia Riporta Valori Immobiliari, poi c'è il partito dei dementi, PD, con il rispetto per i dementi, non me ne vogliano, e poi ci sono tanti altri partiti, non so, ne vuoi qualche altro, c'è il PD, è nato il PD. Il partito di Totò Buffaro, quello dei cannoni, il partito idiota domani, questo si rimanda pure a dopo. Ed è, pensa che l'Italia è l'unico paese al mondo dove negli scudetti c'è il nome di una persona. Sembrano partiti personali, non so, Casini, Venno, Berlusconi, ma chi è tu? Cioè, sembrano partiti personali. Qual è il problema? E non fate un cazzo? Come no? Non fate un cazzo? Sì. Non saremmo qui se non facessimo un cazzo e se fossimo apatici come dici tu. Amore, non è che venendo in un campo andare a raccogliere le mele o le pere o le banane, no, poi ecco, poi che significa? Fammi vedere cosa scendi in piazza, manifesta il dissenso, vedi di correggere quello che è una politica sporcaccione, etica, morale e dignità, questo l'hai fatto? O te ne vai solo a spietrare o a desassare i campi e quindi ti senti soddisfatta con te stesso? No, però è un inizio. È un inizio di che? Di fare qualcosa. No, poi l'indomani te ne vai a scuola e te ne sbatti i coglioni e ti sei dimenticato il campo perché sei andata sola ad abbronzarti il culo. Non è così? È così? E allora la legalità che avete nella maglietta non è la legalità di una volta l'anno o la legalità di un mese, 15 giorni l'anno. Deve essere quella di 365 giorni l'anno, perché qua ne abbiamo i coglioni pieni delle passerelle che vengono a fare il 23 maggio o il 19 luglio. Nel luogo delle stragi fatte da certi stronzi, viene pure Napolitano, e l'indomani si dimentica della Sicilia, di Palermo, ma non solo, c'è anche il peggio. E l'indomani attacca la procura di Palermo su quelle che sono le indagini per fare chiarezza su quelle stragi dove lui il giorno prima era andato a farsi la passerella per far vedere che il Presidente della Repubblica era venuto qui in Sicilia. E allora, gioia mia, non è questa la legalità. La legalità è quella di andare a scuola e non farsi nemmeno raccomandare per gli esami, per esempio. Per esempio, io sto parlando in generale, non parlo di te in particolare. Anche di te. Non l'ho capito, che cazzo è più degli altri?
E quindi hai ancora domande? Io devo parlare con il ragazzo, hai rotto la minchia. Fammelo un'altra, dai. Allora, che stiamo andando fuori tema. Io ho letto da qualche parte che tu hai cominciato, tu eri un imprenditore edile. Hai letto una minchiata, dai, non si piange. Che cos'è? Lo so, Gioia. Non mi fare piangere, dai, ti prego, perché per ora ho la pinna lenta pure io, si dice. Guarda, stai facendo piangere pure la cuoca e poi ti fai su alle lacrime, eh? Allora, volevamo sapere come te la sei cavata nelle intimidazioni, quali sono state? Allora, che ti è successo? Negli anni noi abbiamo avuto diverse intimidazioni che, tra le altre cose, devo dirti che ho preso un po' alla leggera, perché forse c'era anche l'incoscienza più che molta incoscienza, perché adesso devo dirti che sono molto preoccupato, perché l'emittente del reato soprattutto oggi è a conduzione familiare, io, mia moglie, i miei figli e tantissimi ragazzi che vengono qui a spendersi gratuitamente, quindi questo devo ringraziarlo, perché altrimenti il reato non andrebbe avanti. Noi abbiamo avuto qualcosa come 40 gomme tagliate, 20 sparati delle macchine, freni tagliati, macchine incendiate, una aggressione fisica con un tentativo di omicidio, proprio maniaci, di questo non possiamo parlare più avanti, macchine bruciate, lettere di minaccia, non ci siamo fatti mancare niente. E ogni volta le abbiamo superate perché ho avuto la forza di reagire con non lo so nemmeno io se era incoscienza o se era una mia reazione personale, perché ogni volta che mi intimidivano io reagivo con più aggressività a quelle che erano le loro minacce. E oggi secondo me la stanchezza, non te lo so dire, cose mie personali, non me la sento più nemmeno di andare avanti, non so se continuerò o meno in questa avventura. Le abbiamo superate tutte. Lei difende Pino Maniaci? Sì. E come mai? Un avvocato difende chiunque ha bisogno di una difesa. Pino Maniaci poi è un caso particolare, logico, ecco. Rappresenta tipo un impegno civile. Quali sono, diciamo, le motivazioni per le quali lei deve difendere Pino Maniaci? E soprattutto in quante cause? Adesso in corsa ne abbiamo un 4 o 5. Però ne abbiamo risolte già una ventina, sempre per diffamazione aggravata al mezzo della stampa. C'è stata un'inversione di tendenza ultimamente, nel senso che si cerca con la denuncia per diffamazione di intimidire economicamente il cronista, il giornalista, colui comunque che critica un determinato operato. In questo caso ebbe Pino Maniaci, la sua televisione, in modo tale poi attraverso il risarcimento che il tribunale stabilisce e chiedere il sequestro della TV, il pignoramento dei mezzi e così riuscire a chiudere, diciamo, a far tacere quella che è questa, diciamo, voce libera. Non gliela abbiamo data vinta, la cosa più importante era questa. E non gliela abbiamo dato vinta perché, vedete, il mafioso, coloro che fanno queste intimidazioni, pensa che c'era anche un piano per la mia eliminazione fisica. È da 4 anni che cammino accompagnato dai carabinieri, ho rifiutato per 20 volte la scorta, perché la tutela è una cosa molto diversa dalla scorta. La scorta è che in questo momento al posto di, come ti chiami? Di Bianca ci dovrebbe essere il carabinieri, la tutela invece è che, tu l'hai visto, mi vengono a prendere, mi accompagnano ed è una cosa molto diversa. Ma non perché mi sento un eroe, ma semplicemente perché quando loro decidono di farti fuori non c'è scorta che tieni, perché la storia già ce l'ha insegnato, e quindi non capisco perché dovrebbe rischiare un carabiniere o i carabinieri al mio posto, visto che lo stronzo sono io. Ho preferito la tutela, tanto perché non l'ho potuta rifiutare nemmeno quella, me l'hanno imposta, e allora andiamo avanti in questa maniera. Hai avuto oltre 200 querele? O 300? 310.
aspetto la 311esima, ieri per disgrazia mi è arrivata anche una condanna in appello, ci appelleremo in Cassazione, non so come andrà a finire, una delle 310 ne abbiamo perso solo una, c'è il rischio, potrebbe esserci anche il rischio, il primo maneggio va a finire in galera e escono i mafiosi dentro io, perché il paese d'Italia funziona così. E speriamo che la Cassazione, diciamo, l'annulli, perché proprio ieri mi è stata notificata che la Corte d'Appello ha confermato una sentenza in primo grado e quindi non so come finisce. Beh, andremo, vedremo, non ti preoccupare, andremo avanti, anche perché ormai Teleato è una macchina che va avanti anche senza di me. Quante sigarette fumi? Io ero fermo a 3 pacchetti, adesso mi sono accorto che sono arrivato al 4 e forse anche al 5, ma infatti continuo a ripetere che non mi ucciderà la mafia ma i monopoli di Stato, ma tanto è la stessa cosa, quindi non cambia niente. Certo che 100 sigarette al giorno sono un po' pesanti, ma anche 20 ore al giorno di lavoro sono pesanti per uno che ha una certa menopausa. Perché non sei iscritto all'albo dei giornalisti? Non è vero, le stai dicendo una grande minchiata. Io non volevo iscrivermi, sono stato pure processato per esercizio abusivo della professione, direbbe qualcuno, come se per fare giornalismo in Italia e fare nome e cognome di mafiosi ci vuole il tesserino e non due coglioni così. E l'ordine dei giornalisti alla fine me l'ha dato, tipo le buste, poi la 1, la 2, la 3, basta che non rompi la minchia. E adesso sono giornalista e ovviamente mi fa schifo essere collega di Emilio Fede, di qualche altro stronzo, per cui era tutto qui che quello che non volevo. Purtroppo in Italia, se dell'ex dura l'ex, per fare del giornalismo c'è bisogno del tesserino. Io le posso dire che la testata di Teleato è una testata che in regola ha un suo direttore che si chiama Riccardo Rioles. Sono tantissimi i ragazzi che vengono qui e li buttiamo anche in onda a fare il telegiornale o a scrivere i redazionali. Questo si chiama stage ed è previsto dall'ordine dei giornalisti, però se si incazzano eventualmente ti querenano e ti rinviano pure il giudizio. Funziona così. Invidia, rosico, tutte queste minchiate che ti lascio immaginare. Io quando ho fatto lo stage da contrasto, che poi dopo ci sono non entrato, mi volevano far fare l'archivio, invece i ragazzi che vengono qua lavorano, cioè lavorano, conducono il telegiornale. I ragazzi che vengono qua devono andare per le strade a cercarsi anche le notizie, a cercare di cavalcare il territorio, a cercare di capire anche cos'è la politica, perché vedi, io sono sicuro che questi ragazzi che sono tutti studenti, se tu gli dici come è composto, diciamo, l'ordinamento di una città, magari si fermano al sindaco, non sanno che c'è il sindaco, un aggiunto, un consiglio comunale, le varie commissioni e tutto il resto. Quindi cercare di capire cos'è anche la politica. Noi qui facciamo capire di più, facciamo capire quali sono le collusioni tra la mafia e la politica. Quindi facciamo anche un salto di qualità, che molto spesso, anzi, sta proprio lì il nodo, nella collusione che c'è tra la mafia e la politica, tanto da oggi dire mafia è Stato, voce del verbo essere, ma qualcuno potrebbe dire che lo Stato siamo noi, e dice bene, per cui mafia è i governi che si sono succeduti e i politici collusi che ci sono stati nel tempo. Allora per me Berlusconi è un mafioso, per esempio. Allora, Partinico è un posto particolarmente interessante, qua abbiamo conosciuto Salvo Vitale, ci ha lavorato Danilo Dolci, c'è sta Giuseppe Casarrubia, qua vicino Casarrubia. Non andare a dire Casarrubia perché ti tira tutta la macchina fotografica in testa, ma vai. Qua vicino c'è stato Cinisini, che negli anni 70 era un punto rosso, considerato un punto rosso d'Italia. Insomma, tutta questa zona qua è bella, calda, potente. C'è Corleone. C'è Corleone. Che minchia vuoi dire? C'è San Giuseppe Iato, dai, che buono. Partinico è un paese anomalo, un po' particolare. Partinico è un paese che nasce come comunità, pensa che erano degli ex carcerati. Questo paese nasce così. Infatti era chiamata Pars Iniqua. Poi cresce nel tempo. È stato sempre un paese molto particolare anche per quanto riguarda la
il fenomeno mafioso, qui c'è stato, ci sono state delle famiglie che hanno imperversato, ucciso, sparato, ammazzato, e continuano a circolare parenti di questi ergastolani, molti di questi che sono condannati all'ergastolo, ma ci sono state persone di valore, come appunto dici tu, e continuano ad esserci, come Salvo Vitale o lo storico Casarrubia, o ha vissuto tantissimi anni qui, nessuno di voi sicuramente lo ricorderà, un certo Danilo Dolci, triestino, sociologo, che ha fatto tanto per questa terra. E abbiamo l'utero e il dilettevole, non ci facciamo che mancare niente. Noi stiamo parlando di antimafia, ma allora abbiamo visto che c'è tutta una questione antimafia, diciamo sociale, che viene in qualche modo, non voglio dire bistrattata, però insomma non viene tutelata dalle istituzioni, eccetera. Poi abbiamo un altro tipo di antimafia, dove praticamente le istituzioni, che ne so, danno 500.000 euro per far arrivare una nave qua, 250.000 euro per fare le mattonelle da casa. Allora, stai facendo una cosa, le domande serie le stai facendo alla fine. Sei scurnacchiato napoletano. Io vai, mi dimentico le cose. 250.000 euro per da casa memoria a casa Badalamenti. Che storia è questa? Siamo partiti parlando di antimafia. E se concludiamo con l'antimafia, perché ho capito che tu vuoi scendere per forza nei particolari. Mio padre mi ha insegnato di cercare di buttare l'acqua sporca e salvare il bambino. Tu vuoi che butto l'acqua sporca, il bambino, il papà, la mamma, il nonno e lo me lo vuoi dire? Scusa, che cazzo di speranza diamo se facciamo così? Ma è giusto che per chi fa informazione farla fino in fondo ed essere chiari. E ho visto che i ragazzi si sono messi tutti attenti perché hanno capito che l'argomento è devastante. Sai, un certo, credo che si chiama Vito, che era l'amico di Siani che passeggiava sulla spiaggia e che parlando con il giornalista Siani, ucciso dalla camorra, quindi dalle tue parti, gli diceva che in Italia ci sono i giornalisti, e i giornalisti impiegati. Voleva dire, ci sono i giornalisti che fanno il proprio dovere, credo che siano pochissimi, e poi ci sono i leccaculo, i vari, diciamo, addetti stampa e quant'altro. Io dico di più, che questa terra, e la terra Italia, non solo Sicilia, ha bisogno di giornalisti missionari, che la amano e che la vogliono veramente libera. E lì, guarda che soldi non ce ne sono, perché per rimanere liberi non ti devi inciuciare con nessuno e puoi semplicemente camminare con le pezze al culo. Questa è la scelta che abbiamo fatta noi. Poi nell'antimafia io prediligo quelle che sono le realtà, la società civile, quella fatta dal basso, dai giovani, le varie associazioni, quelle che non chiedono, perché le associazioni che chiedono, anche a livello nazionale ce ne sono tantissime, qualcuno potrebbe saltare dalla sedia e qualcuno ha anche capito, infatti si è messo all'impiedi, che poi non guardano nemmeno ai vari governi a cui chiedono i soldi per fare le manifestazioni, se sono più o meno inquinati quelle persone a cui si rivolgono o meno, allora c'è qualche cosa che non funziona. Io non capisco perché ci sono morti qui in Sicilia anche di serie A o di serie B, ci sono le manifestazioni per Falcone dove arrivano le navi, perché c'è una fondazione Falcone che riceve milioni di euro di contributi, e invece io prediligo, guarda caso, l'anniversario Borsellino, dove cerchiamo di evitare anche tutte quelle passerelle di politici che vengono a prenderci per il culo, e lì non ci sono soldi, non ci sono contributi e non ci sono fondazioni. Era questo che volevi sapere. Che cosa farai prossimamente? Ma credo che mi ritirerò, perché ormai la mia parte l'ho fatta, ho dato, adesso tocca agli altri. Mi assumi?
puoi venire a fare anche il direttore. E Antimafia Special. Il nome del progetto dice già tutto. Quello di Mario, un viaggio a bordo della sua Vespa Rossa 50 Special del 77. Un viaggio per raccontare la parte più bella e coraggiosa della Sicilia. Attraverso immagini, le voci, i colori dell'isola, Mario vuole tracciare il percorso del movimento antimafia.